Alla semplice richiesta di far indossare la mascherina è stato aggredito dal paziente, furioso, preso a male parole e non solo. È accaduto al medico padovano Antonino Pipitone, in servizio ieri all'ospedale di Adria. Purtroppo in una giornata per il diabetologo era già il secondo episodio. Il primo, una signora che dopo aver inveito e urlato per tutto il reparto si è convinta a mettere la mascherina. Il secondo caso è stato più violento. Ma la cosa, francamente, che mi ha dato veramente fastidio e mi ha fatto anche preoccupare è che questo signore a un certo punto, urlando e pretendendo ovviamente di non rispettare le norme che ci dà la direzione sanitaria, noi ci atteniamo, mi ha registrato il colloquio ed è andato dai carabinieri a denunciarmi. Pipitone ha subito avvisato la direzione sanitaria dell'USL Polesana e anche i carabinieri. Anche un'infermiera del suo reparto è stata aggredita verbalmente. Episodi di violenza contro i sanitari purtroppo sono sempre più frequenti. Falla più grande di quella che è, perché poi alla fine purtroppo abbiamo a che fare con persone che stanno anche male, quindi un po' di comprensione c'è sempre. Però ci sono delle situazioni assolutamente inaccettabili. Questa questione delle mascherine è sempre lungo il filone dei soggetti Novax che pretendono di applicare le regole loro, cioè quello di fare quello che vogliono e non di rispettare le norme di sicurezza. Mi pare evidente che non è possibile fare delle regole solo per le persone, soprattutto quelle che vogliono imporre in maniera con violenza, con prepotenza le loro idee, le loro scelte. Pipitone è in servizio anche all'ospedale Colli di Padova. Sulle regole è chiaro, vanno rispettate soprattutto in reparti come la diabetologia, frequentati da soggetti fragili e pluripatologici. Chi minaccia, chi aggredisce, chi è violento, passa davanti agli altri, non rispetta le norme, daremmo anche un pessimo segnale, quindi a maggior ragione dobbiamo essere i primi noi rispettosi e far rispettare le norme.